Salve a tutti gli amici di Tech Difference, siamo qui con LG K10, dispositivo che si colloca nella fascia medio-bassa. Eccolo qui, abbiamo un display da 5,3 pollici con risoluzione HD 1280x720. Come possiamo vedere, le colorazioni del display, che è un Corning Gorilla Glass 3, sono davvero buone, solo che tende un attimino come colorazione al più al freddo che a una colorazione neutrale. Corning Gorilla Glass significa che il bordo del display va a finire dove inizia la cover, quindi non ha nessuna bordatura cover, che ha questo motivo intrecciato in plastica, logicamente. Dietro abbiamo anche la cassa audio generica, il bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento, la fotocamera, che vi ricordo è da 13 megapixel con registrazione in full HD, registrazione massima. Abbiamo il flash LED, logicamente. La fotocamera anteriore invece è da 5 megapixel, anch'essa registra in full HD. Qui abbiamo anche la cassa audio delle chiamate di buona qualità. Nella parte inferiore abbiamo l'ingresso micro USB, il microfono e il jack da 3,5 mm per le cuffie o auricolari. Ora andremo a vedere più nello specifico questo interessante dispositivo. Benissimo, rieccoci qui con LG K10. Andiamo subito a rimuovere la cover posteriore per vedere la batteria, che è da 2300 mAh removibile. Qui abbiamo l'ingresso micro SD e nano SIM. La batteria, come vi ho detto prima, eccola qua. Andiamo ora a rimettere la cover e andiamo a vedere le specifiche di questo dispositivo, specifiche più tecniche, ovvero il processore, che è uno Snapdragon 410 quad core 1,2 GHz con una memoria RAM particolare da 1,5 GB. Non sappiamo come mai LG non abbia optato almeno per i 2 GB. Comunque, accontentiamoci. La memoria interna è da 16 GB, come avete avuto modo di vedere, espandibile tramite micro SD. Il peso di questo dispositivo è 142 grammi, monta Android Lollipop 5.1.1. Non sappiamo ancora se e quando verrà aggiornato Marshmallow. Comunque, come avete visto, quando l'ho sbloccato ho utilizzato il knock code, quindi supporta questa funzionalità. Anche quando il display è in standby, basta fare doppio tap per vedere tutto il display e le notifiche e quant'altro. Andiamo ora più nel dettaglio a vedere un attimino le applicazioni. Abbiamo l'interfaccia grafica LG, classica di LG. Abbiamo sopra il nostro widget meteo classico, poi la barra Google di ricerca. Abbiamo anche una seconda schermata con altre applicazioni. Nella schermata principale abbiamo anche questa cartella con le applicazioni Google, con Maps, Drive, Play Music, Foto, eccetera, Play Store, fotocamera, galleria e management, dove troviamo l'accesso rapido per risparmio energetico, applicazioni, archiviazione, utilizzo della batteria e delle impostazioni, nonché LG Backup, che ci permette di salvare i dati nella nuvola. Il browser, come vediamo, predefinito è Google Chrome. Queste sono le applicazioni preinstallate dall'azienda, applicazioni che vediamo sono davvero molto molto poche, e questo io lo apprezzo in quanto vanno ad occupare meno spazio sul dispositivo e dunque ce ne lasciano di più a noi, logicamente, anche se una micro SD al giorno d'oggi non è che costi molto. Qui abbiamo i widget, classici widget da applicare alla home, nessuna applicazione particolare da segnalare. Andiamo a vedere rapidamente le impostazioni, che sono, come LG ci ha insegnato, suddivise in quattro categorie: reti, dove possiamo attivare e disattivare wifi, bluetooth, dati mobili con le impostazioni chiamate, tethering, condividi e connetti con altri, connettiti con altre persone, ed altro per attivare e disattivare il VPN e la modalità aereo.
tornando indietro, andiamo su suono e notifiche, ci permette di ottimizzare ed impostare tutte le suonerie per qualsiasi esigenza. Poi abbiamo il display, lo sfondo, dove possiamo selezionare due launcher differenti. Abbiamo il classico, che è quello che avete visto finora, e Easy Home, che in pratica rende le icone un po' più grandi e anche la schermata meteo, come vedete, è minore rispetto a come è la home di solito, di default. Per visualizzare le altre applicazioni non abbiamo più il tasto centrale, ma questa barra con scritto visualizza tutte le app. Ovviamente possiamo aggiungere alla schermata home. Torniamo indietro, disattiviamo questo launcher e ritorniamo a quello di default per continuare la nostra recensione. Eccoci qua, riaccediamo alle impostazioni, proseguiamo, possiamo modificare anche la schermata di blocco, come ho detto in apertura, anche col knock code, lo smart lock, che permette di tenere sbloccato il dispositivo qualora il dispositivo stesso fosse vicino al nostro smartwatch, oppure in casa ad esempio possiamo tenerlo sbloccato tranquillamente. Puoi impostare tutti gli sfondi, personalizzare lo sfondo, blocco, timer, eccetera. Poi abbiamo i pulsanti a sfioramento anteriori, tipo di carattere, la dimensione, la luminosità, rotazione automatica, timeout schermo e daydream. Timeout schermo, qui lo mettiamo, lo disattiviamo un attimo durante la recensione, e la modalità daydream, eccola qua. Passiamo infine a generale, che ci permette di impostare la lingua, la posizione, l'account di sincronizzazione, la sicurezza, l'accesso facilitato e anche la quick cover view. Infine vediamo anche l'archiviazione, come vi ho detto in apertura, 16 GB disponibili, occupati dal sistema operativo e dalle applicazioni preinstallate, 6,5 GB, dunque abbiamo circa 9,5 GB a disposizione, quindi necessita di una micro SD, personalmente, parere personale. Poi abbiamo batteria e risparmio energetico, che non sto qui a farvi vedere, in quanto basta attivare lo switch per andare in risparmio energetico. Vi ricordo che la durata del dispositivo sotto stress arriva tranquillamente a fine giornata, se attiviamo il risparmio energetico arriviamo al giorno intero di durata, grazie anche al display HD e non Full HD come altri modelli logicamente top gamma che hanno caratteristiche superiori. Abbiamo anche la possibilità di accedere rapidamente all'app per definire i messaggi, selezionare quale utilizzare, backup e ripristino, ed infine info sul telefono. Ci vengono riprodotte appunto le informazioni del telefono, qui LG K10 4G, quindi si collega a LTE, la batteria, la rete, lo stato, informazioni hardware e informazioni software. Vedete qui lo stato della batteria. Informazioni sull'hardware, ci dà le varie connessioni, tempo di attività e informazioni sul software, vedete Android Lollipop 5.1.1. Eccola qua, andiamo ora a controllare gli aggiornamenti nella sezione dedicata, centro aggiornamenti, dove si possono aggiornare o le applicazioni oppure anche l'aggiornamento software. Tappiamo su controllo aggiornamenti, verifichiamo e vedremo che stiamo usando l'ultima versione del software, quindi per adesso niente marshmallow su LG K10. Bene, questo è per quanto riguarda le varie impostazioni. Per quanto riguarda la fotocamera, ora andiamo a vederlo un attimino. L'applicazione fotocamera davvero molto semplice da utilizzare, intuitiva. Abbiamo, come vedete, il tasto per scattare le foto oppure facendo uno swipe a registrare i video. In alto a destra abbiamo l'iconcina dove possiamo accedere tranquillamente tramite un tap alle ultime foto o video registrati. La freccettina per tornare indietro, tappando su questi tre puntini ci dà ancora più visibilità di ciò che stiamo per fotografare o registrare. Qui andiamo ad attivare e disattivare il flash o renderlo automatico.
lo switch della fotocamera, la posteriore, anteriore e viceversa. Qui abbiamo le impostazioni di registrazione e di fotografia, registrazione massima full HD, come ho detto, fotografia 4 terzi 16 noni 1-1, i comandi vocali per scattare le foto, il timer, la griglia e dove salvare le foto. In questo caso siamo impostati sulla memoria esterna SD, tappiamo su interna e ritappiamo per andare su SD. Se tappiamo sul punto di domanda ci apre una pratica guida molto semplice ed intuitiva che ci spiega come utilizzare l'applicazione fotocamera. Benissimo, andiamo ora a fare la nostra classica prova della fotografia. Facciamo la fotografia del nostro classico telecomando, anch'esso LG. Eccola qua, questa è la foto appena scattata. Ovviamente vi rimando al nostro link sulla nostra recensione scritta per vedere le fotografie in formato originale, le fotografie di test che abbiamo scattato. Questo è per rendervi velocemente l'idea, giusto per darvi un'idea durante la nostra registrazione. Comunque è sempre meglio vedere quelle ad immagine naturale, senza nessun filtro, nessuna ripresa video dietro. Passiamo ora a chiudere qua l'applicazione fotocamera, in quanto abbiamo visto che è molto semplice ed intuitiva. Vi ricordo che esiste in Full HD così come la fotocamera anteriore. Eccoci qua. Bene, io devo dire che ho quasi concluso la recensione. Non vi faccio vedere la navigazione in quanto è eccellente tramite Google Chrome. La connessione, la ricezione della parte telefonica è decisamente buona, così come è buona, molto buona anche la qualità audio delle chiamate. Come audio è buono anch'esso, anche se la cassa è posta nella parte posteriore e non nella parte posteriore ma inferiore rispetto alla curvatura che ha una leggera curvatura che ha la cover e va ad appoggiare proprio sulla superficie, però l'audio non è compromesso, quindi si ascolta abbastanza bene. Dispositivo che lo trovate su Amazon a circa 186 euro, mentre invece nei negozi fisici a 229 euro. LG K10 che sinceramente mi ha soddisfatto soprattutto per la durata della batteria e per la ricezione della rete, della parte telefonica. Prendevo sempre dappertutto, quindi ottimo lavoro da parte di LG da questo punto di vista. Anche il display con Gorilla Glass 3 che va ad accompagnare appunto il display alla cornice, davvero ottimo. Non vi ho fatto vedere certe notifiche, eccolo qua, con i pulsanti per attivare e disattivare i vari servizi wifi, dati, bluetooth, NFC, modalità aereo. Tappando sulle modifiche andiamo a modificare, ad aggiungere o rimuovere i tasti di attivazione e disattivazione. Qui abbiamo anche il tasto per la torcia e qui abbiamo le suonerie. Tappando sull'ingranaggio ci dà il volume delle varie suonerie. Bene, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi rimando al prossimo video, un saluto a tutti e alla prossima, ciao!